Assessore, terminata la fase di preconcertazione, come si procede con il nuovo piano PAI? Allora, noi esamineremo poi in fase di comitato istituzionale tutti i dati che sono stati forniti dai vari comuni, attori diciamo che sono interessati alla rilevazione e all'analisi del territorio sotto l'aspetto della difesa del suolo, della sicurezza diciamo, del suolo. Quindi tutte queste cose vengono fatte ovviamente non soltanto per avere una letteratura diciamo, della situazione del territorio, ma per avere contezza di quelle che sono le situazioni del territorio, le pericolosità del territorio, soprattutto anche a seguito del terremoto che c'è stato all'Aquila, perché lo scuotimento sismico non ha fatto altro che aggravare la situazione e magari creare anche ulteriori situazioni che in precedenza non erano state rilevate. Anche le cavità sotterranee, ad esempio, siamo passati da una fase di 17 cavità sotterranee che erano state rilevate ad una entità diciamo, molto più elevata, ed anche questa è una cosa molto importante per i fini della stesura del piano per l'assetto idrogeologico, che se noi non conosciamo il territorio per quello che realmente è, per le criticità che ci sono, per la capacità da parte nostra, dal comitato istituzionale e poi anche in sede di conferenza programmatica, per cercare di capire come muoversi per andare incontro diciamo, a queste sofferenze del territorio, significa che noi non abbiamo fatto niente. Allora, il piano va predisposto in questa ottica e in questa direzione. Quindi la fase di preconcertazione si chiude ufficiosa, i dati che vengono forniti, poi ci sarà il comitato istituzionale che approverà, che esaminerà tutti quanti questi dati, poi ci sarà una conferenza programmatica che durerà 90 giorni in cui ufficialmente i comuni, anche i privati ovviamente, presenteranno i dati che saranno utili per la stesura del piano per l'assetto idrogeologico. Ecco, cosa significa avere poi un piano definitivo per il territorio? Avere il piano definitivo significa pianificare poi, programmare e pianificare gli interventi che devono essere fatti sul territorio, cioè mettere in sicurezza significa attivare le risorse capaci per scongiurare eventuali pericoli per la incolumità delle persone, dei beni che vengono esposti ovviamente, anche perché quando ci sono delle frane, ad esempio, sono gli assetti idrogeologici, spesse volte noi vediamo interi comuni che spariscono, una parte di fabbricati che ricadono in questi territori che vengono ovviamente travolti dai dissesti idrogeologici, ma questo non soltanto, ma anche per la capacità nei momenti in cui si creano delle presenze diciamo, di accelerazione sismica, di evitare che questo possano produrre veramente danni catastrofici come è successo in alcuni comuni del cratere dell'Aquila. Cioè, io mi riferisco in modo particolare a queste cavità che sono state create durante la transumanza, voglio dire, che non sono state occluse, non sono state chiuse, e questi hanno prodotto danni ancora più rilevanti, soprattutto per l'accelerazione sismica che per la gravità che hanno creato queste accelerazioni, e quindi ovviamente hanno creato i disastri che hanno creato. Una parte ovviamente sono anche questi, ma una parte dovuta anche ad altri fattori. Sono stato